Condividi, diciamo, questo giudizio aspro di Andrea Scanzi e poi soprattutto voglio sapere, questa squadra di governo è un po' anche quella che si aspettavano l'Europa e i mercati? Io, ecco, mi tengo fuori dall'analisi specifica della composizione della squadra di governo, perché per quanto riguarda la percezione del lavoro che ha fatto in questi giorni in modo molto privato Mario Draghi, in realtà tutto risiederà a livello europeo sulle sue spalle. È stato il suo nome, neanche una sua parola, a calmare i mercati, a cambiare la percezione dell'Italia e addirittura a proiettare l'Italia in un ruolo centrale in Europa, a livello internazionale. Nel momento non si pensa solo a sarà in grado Draghi di salvare l'Italia, ma sarà in grado Draghi di salvare l'Europa, riportare un po', diciamo, di splendore al progetto dell'Unione Europea, ovviamente ferita da Brexit, dalla campagna di vaccini inceppata. Quindi tutto quanto in realtà poggia sulle sue spalle. La vera domanda per gli investitori, che forse ancora non sanno, è: sarà la politica italiana e la squadra di governo che lui ha scelto in realtà il suo tallone d'Achille? Perché poi conflitti interni potrebbero renderlo vulnerabile. Chiaro, questa è l'altra grande...